I ricchi di città vivono in case stupende, ma l'aria è così inquinata che non vedono nemmeno le stelle. Dovremmo essere fuori di testa per fare a cambio con quella gente. Niente più vero di questo, capite? I miei ora vivono in un palazzo abbandonato nel Lower East Side, che è più o meno come ci hanno cresciuti. Perché pensi che siamo scappate da te? Era compito tuo proteggerci! Hai il diritto di essere arrabbiata, ma so che gli vuoi bene. Sei pronta? Andiamo! Tu non sei come me. Invece sì, e ne sono contenta. Non voglio che mi tratti come la moglie che aspetta a casa, voglio far parte della tua vita. Farai parte di tutto, promesso. Willy è un marchio. Ho avuto una strepitosa idea. Le storie che mi hai raccontato di Sansevieria. Le mie storie della scuola. Sì, potrebbero diventare il mio nuovo romanzo. Mi chiamo Claudine. Vivo a Montigny. Ne parlano tutti. Io ho un piano per fare di Claudine la più popolare ragazza di tutta la Francia. Il vostro libro cambierà il mondo. Claudine! A tutte quelle ragazze sospese tra adolescenza e maturità, tu hai dato una voce. Claudine, Claudine, Claudine! Dovresti averne il merito. Continuerò questo percorso perché lo voglio. La mano che tiene la penna scrive la storia. Siamo qui perché Samir ha lanciato una pietra e ha sfondato la finestra. E non solo la finestra. Ha rotto pure a noi. In data lunedì 23 dicembre, l'alunno Samir Khatab... Samir Mohammed Ali Said Salim Abdullah Khatab. Con tale colpo infrangeva il vetro delle scale del primo piano, i cui frammenti raggiungevano... No, dottor, no, però raggiungevano non va bene. Amici, vi prego, vi invito alla moderazione. Andrà tutto bene, io queste cose le sento. Se la sente lei... Siete qui di passaggio? No, ci stiamo per trasferire qui. Oh, Cristo santo. Sembra la casa di Rob Zombie. Mi vuoi lasciare qui a morire da sola? Voleva solo giocare con le bambole. Al termine dell'ultima era glaciale, quando il nostro mondo era un luogo ostile e spietato, un ragazzo separato dalla sua famiglia trovò un lupo separato dal suo branco. Alfa, un'amicizia forte come la vita.